fatta e a tutti ciurma, benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovissimo video. Ed eccoci qua di ritorno. La volta scorsa avevamo scoperto che il nostro Colin da piccolo aveva conosciuto un'altra bambina che a quanto pare è stata importante nella sua infanzia, perlomeno per adesso è stata importante nella sua vita, perché comunque è bella vivida nei suoi ricordi, capite quello che vi voglio dire? Per cui eravamo arrivati qua che stavano andando a scuola di musica insieme, credo semplicemente a scuola insieme, perché vivono l'uno di fronte all'altro e si erano conosciuti appunto sui loro balconi. Anche se ragazzi, comunque, spostandoci da un ricordo all'altro, erano successe veramente tante cose strane, per cui vedremo quest'oggi ragazzi che cosa vedremo, insomma che cosa vivremo. Eccoci qua. Ok, solo aspetta un secondo. E volevi fare a gara per vedere chi arrivava primo, eh? È colpa del violoncello. Provaci tu a portare questo coso in salita. Senza contare che tu sei, tipo, leggerissima. Ehi, è stata una tua idea. Nuova idea, facciamo una pausa. È solo un violoncello, dentro è tutto cavo. Capito? È più grosso di lui. Quello che ti serve è un po' di vero esercizio. Oh! Ehi, cosa stai facendo? Scendi, cadremo giù per la collina e moriremo. Wow, che macabro. Pensavo avessi appena detto che sono leggerissima. Almeno cerca di essere un po' coerente. Ah, oh, perché i posti più belli sono sempre più difficili da raggiungere? Che senso ha se poi mi stanco solo ad arrivarci? Potrei limitarmi a chiudere gli occhi e far finta di essere lì. Sei proprio un guastafeste, lo sai? Guardatemi, sono Colin! Non faccio altro che rotolare e lamentarmi tutto il giorno! Puoi rimanere qui se vuoi, ma io vado! Oh, ma si è offesa? Ovviamente lui le va dietro, ragazzi. Un rapporto un po' strano, almeno per adesso. È strano che il nostro collega non abbia detto niente. Di solito fa sempre commenti cattivelli e acidelli, diciamo. Va bene, allora proseguiremo in questo bosco. Non so se si può definire bosco. Fatto sta, ragazzi, che la musica è bellissima, diciamocelo. Allora, cosa sai suonare? Solo le scale, più o meno. Ancora? Ma sono passati mesi. Ehi, non tutti hanno i tuoi costosissimi insegnanti privati. Lo sto scoprendo col tempo. Perché non mi fai sentire un po' come suoni? Ok, ma sono solo le scale, lo sai. Pessimo. Poverino. Beh, potrebbe andare peggio. Potrebbe sempre andare peggio. Non ti eserciti. Sì, ma suonare le scale di continuo mi annoia a morte. Vorrei poter saltare direttamente le melodie. Dai, perché non suoni di nuovo? D'accordo, ci provo. Visto? Con il giusto accompagnamento tutto può diventare una melodia. Che meraviglia. Dolcissimo, ragazzi. Non è quello che Colin e sua moglie stavano suonando nell'ultimo ricordo? Già. Possiamo giudicare adesso? Come sempre prontissimo. Non so ragazzi, ma la cosa, non so se si sta mettendo triste o che cosa, sinceramente. Una custodia per violoncello vuota e un libro verde vissuto. Sarebbe il suo famosissimo libro verde, ragazzi. Certo che gli piace proprio portarsi dietro quel libro. Anzi, sono sorpreso che non voli via col vento. Va bene. Wow, che fiori giganteschi. Penso che sia ibisco. Ah! Ok, è strano vederli crescere qui comunque.
Ok ragazzi, ci manca l'ultimo ricordo. Che sono funghette allucinogeni. Funghi blu. Ah, perché li hai raccolti? Non lo so, mi piacciono e basta. Ah, ok, possiamo cercare di mantenere l'ambientazione intatta. Stai rovinando l'atmosfera. Li ha rimessi a posto, ma dai. Cattivo Neil, cattivo. Allora, dove sarà mai l'ultimo collegamento mnemonico, ragazzi? Non so, proviamo a dare un ultimo sguardo qua. Di sicuro ha portato quella canzone molto lontano nel futuro. Beh, a dirla tutta, è solo una banale scala, eh. Più che altro sono curioso di sapere come mai sua moglie sapesse lo stesso accompagnamento. Ok, ragazzi. Questo era l'ultimo collegamento mnemonico che ci serviva. Possiamo attivare il prossimo ricordo e quindi di regola tornare alla vecchiaia, perché ben sappiamo che in questo caso nei ricordi di Colin si fa così, avanti e indietro, fino ad arrivare a un punto centrale nella sua vita. Allora, facciamo così. Oh mio Dio. Ok, forse tra un po' ci arriviamo, ragazzi. Un attimo di pazienza. Ok, ho generato tutti e tre i fiori, per cui non ci resta che fare così. Ecco fatto. Ricordo pronto, ragazzi. Siamo prontissimi a tornare avanti, indietro, come possiamo dirlo? Non so, è molto ambigua la cosa, ragazzi. Effettivamente, se suonava questa melodia con questa bambina, come fa sua moglie a conoscerla? Gliel'avrà insegnata lui? Boh. Qua già era più giovane, sembra, ragazzi, eh? Hai mai visto crescere i bischi selvatici da questa parte del mondo? Non ne ho idea, non sono io l'aspirante piantologa. Si dice botanica. Oh, ehi, guarda laggiù. Cos'è? Forse è l'asilo dove stava il piccolo, sì. L'asilo, un parco giochi? Fai attenzione, Lenato, Ash, sembrano poco stabili. È tutto a posto, papà, so quel che faccio. Dovresti venire anche tu a giocare. Ascolta, scendi, lascia almeno che te li sistemi. Mai! Ah, coi figli a volte non ci si vince, eh? Vedi, te l'aveva detto, i genitori sanno sempre. Stai bene, figliolo? Ash? Sì, sì, tutto ok. Sono invincibile! Chi era quell'ombra, ragazzi? Sarà stata Faye... Come cavolo si pronuncerà il nome? Da grande? Può essere... Colin non me la conta giusta. Era... Non saprei. Cerchiamo di non saltare a conclusioni affrettate. Secondo me era lei, ragazzi. Cioè, perché se no come si spiega? Come potremmo spiegarla la cosa? Non si potrebbe. Ok. Che problema ha? La gioia di essere padre, probabilmente. Ah, mannaggia la miseriaccia, ragazzi. Quindi c'è di mezzo un'altra donna, a quanto pare. Però, come ha detto Rosalina, ovviamente è meglio evitare di saltare a conclusioni affrettate, perché non si può mai sapere. Prepariamo di nuovo questo, cioè di nuovo, prepariamo anche questo ricordo. Vediamo se posso riuscire a risolvere questo problema. Ecco fatto. Ed ecco fatto, ok. Semplicissimo. Per farci capire che la freccia può spostare, ragazzi, vari collegamenti mnemonici. Prepariamo anche quest'altro ricordo. Anzi, attiviamolo. Ok. Me puzza troppo, troppo, troppo. Ok. Qua era già un pochettino più grandicello. Oh mio Dio, cos'è un tasso?
Un opossum, cos'è? Ah, oh, ci è rimasto male. Oh. Mi hai aspettata, eh? Perché ci hai messo così tanto? Cielo, sono arrivata in tempo, giusto? Ho una vita, sai. Wow, dove hai imparato a farlo? Si chiama talento. Forza, non volevi farmi vedere la tua scuola? Sì, ormai le classi dovrebbero essere deserte. Ti va di rimanere anche durante le prove della nostra banda? Sì, fammi strada. Oh, non ti ricordano noi da giovani? Neanche un po'. Ragazzi, questo doveva essere tipo il primo amore, quindi a Colin è rimasto super impresso, secondo me, Seguiamoli, entriamo. Ah, questa scuola mi sembra familiare. Com'è piccolo il mondo. Ma d'altra parte suppongo che molti di questi vecchi bakuchi siano cresciuti nella stessa zona. Buona considerazione ai propri clienti, chiamarli vecchi bakuchi. Va bene, questa è l'aula di pittura, quindi, no? Qui è dove si tengono lezioni di arte. Carino, qualcuno di questi disegni è tuo? No, il mio è stato buttato via. Questi sono quelli belli. Oh, povero Conny, ragazzi. Cioè, sempre maltrattato, tra virgolette. Cioè, è tristissima la cosa. Oh mio Dio. Ma che bordi sta cosa? Vabbè, entriamo qua. E io mi siedo laggiù. Anche se probabilmente cambierò presto posto. Come mai? Beh, stavo vicino a questa ragazza strana perché siamo entrambi molto silenziosi, ma di recente, beh, si vede con uno, spesso. No, non può essere. Dite che è River. Quindi? Quindi vorranno stare seduti vicino, ovviamente. Ti stanno scaricando, dovrò dargli una bella lezione. Oh, no, no. È solo che mi sembrano felici insieme. Sarebbe meglio se li lasciassi sedere allo stesso banco, no? Oddio, ragazzi, no, no. Cioè, se... no. Se son loro, me ne vado. Mi alzo, lascio il gameplay così. La mensa è chiusa. Nah, il fatto è che non mi piace andarci. È pieno di altri posti più carini e silenziosi dove mangiare. Oh. Saranno entrati anche qui, ovviamente. L'unica materia dove tutti battono la fiacca e tu studi? Mi piacciono queste lezioni. Se ti impegni davvero tanto, puoi creare interi mondi, spettacolare, no? Beh, sembra proprio il tuo genere di cosa. Come sono teneri però, ragazzi. Tenerissimi. Ok, qua c'è un'altra porta. Forse, immagino, dovremmo andare di qua. La palestra. Fire è qui. Io dico fire, ragazzi. Spero sia giusta la pronuncia. Adesso palescare con l'orchestra, eh? È stata una brava insegnante. ok. Ah! Oh. Si è addormentata! Lui è lì che se la ride. Oh. Piccolo. Qua possiamo preparare il prossimo ricordo, ragazzi. Sempre un orologio, eh? È ricorrente l'orologio. Va bene. Non perdiamo più tempo. Io sono troppo curiosa, veramente, di scoprire che cosa succederà dopo. Troppo curiosa, perché, cioè, qua si stanno a scoprire certi altarini. Cioè, Colin diceva di essere felice, bla bla bla, tutto il resto appresso. E poi, cioè, non lo so. Ok, facciamo così e così. Ma non era quello che ci serviva a quanto pare. Poi facciamo così. No, ho sbagliato. Facciamo così e cosa. Pronto, ok, perfetto. Torniamo di nuovo nel futuro, ragazzi. Andiamo. Sai, se per lui Fai era così importante da rievocare tutti questi ricordi anche ora, cosa le è successo? Non abbiamo visto nessuna traccia di lei più avanti. Eh già. Ho un paio di idee.
Aciderboli, per non dire altro. Oddio, che cosa sarà mai successo, ragazzi? È proprio di intriga sta cosa. Non so voi, ma io sono super intrigata. Ok, qua era proprio più giovane. Oddio, che c'è? Ah? Che sarà successo? Un cappello da pilota, che era il suo cappello. Però lui è andato via correndo, ragazzi. Questo è un ospedale, oddio. Ma sarà la nascita del figlio, credo. Spero. Chi è lei? Stanza sbagliata, scusate. Dai. Io mi auguro che sia la nascita del figlio, che non sia qualche altro evento troppo tragico. Ok. Ah, sì. Mi dispiace, figlia. Il temporale ha bloccato a terra il mio aereo tutto il giorno e non. Ce l'hai fatta. Tesoro, stai facendo tremare il bambino. Essere tipo l'uomo più felice del mondo in questo esatto istante. Oggi sono dislessica comunque, ragazzi, veramente non so parlare. Cosa? Che li prende? Ma sta piangendo? Non è una reazione, cioè, di un padre felice. Cioè, per, oddio, magari lo shock ci può stare, per carità. Appunto. Però sei felice, giusto? Certo che sì. È solo che. Cosa? Non lo so. Ero così di corsa per tornare qui e vederlo improvvisamente. Avevo solo bisogno di un momento per assimilare il tutto. Ehi. Non fa niente. Anche io mi sento così, sai? Ma beh, forse è come si dice. Forse non siamo fatti per sentirci pronti. Come posso esserlo quando non mi sento diverso dal ragazzino che ero ieri? Ma lo sei. Sei diverso anche dall'uomo che eri quando ti ho incontrato per la prima volta. Non so cosa sia cambiato, ma non sei più distante come un tempo. Quando sei qui, sei davvero qui. Eppure non ce l'ho fatta neanche esserci per il parto. Beh, ehi, non sapevamo che avesse così voglia di arrivare in anticipo. L'importante è che tu sia qui con noi ora e che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ok. Aveva come rimpianto anche quello di essere stato assente al momento del parto di suo figlio. Però, cioè, sì, per carità, magari si sentiva non pronto, può essere. Può darsi. Ok. Sempre un altro aeroplanino di carta, ragazzi, Prepariamo anche questo ricordo. Io vi ripeto che comunque a me mi sembra tutto un po' strano. Cioè, è vero, ha avuto diversi rimpianti nella sua vita, però
so, ragazzi. C'è qualcosa che gli è mancato. Cioè, la presenza di Faye quando era piccolo è tutto un grosso punto interrogativo. Come posso esserlo quando non mi sento diverso dal ragazzino che ero ieri? Ma tu sei diverso anche dall'uomo che eri quando ti ho incontrato per la prima volta. Eccoci qua. Ok. Pure qua era già un po' più grandicello. Madonna, addirittura qua. Wow, che salto. Dove è finito? Siamo stati allontanati dal punto d'accesso. Non preoccuparti, so cosa fare. No, No, cacate no, per favore, È dall'altra parte, giusto? Potremmo semplicemente... Senti, Neil, dobbiamo solo superare quel muro. Non so cosa stai architettando, ma cerca di non strafare. Non preoccuparti, più semplice di così si muore. Cos'è quell'affare? È un rampino. E dai, lasciami fare, ho sempre voluto provarci. D'accordo, suppongo sia una tecnica abbastanza diretta. Ah! Oh Gesù, no, non ci credo. Quasi al massimo, speriamo vada bene. Riesco a sentirlo, Eva. Cosa? Questo rampino. È il rampino che trapasserà i cieli! Ma che minchia fai? What the fuck? Che... Senti, te restringine e tu lo rimettilo immediatamente nella sua orbita. Tranquillo, ho fatto un copia e incolla, non un taglio e incolla. E in parte è generato proceduralmente comunque. Ora lasciami attivare il suo campo gravitazionale. Aspetta, cosa? No, epico, epico! Ma che problemi hai? Perché? Hai detto che andava bene se usava il mio rampino. Ora dobbiamo solo disattivare la gravità e... Ciao Nettuno, grazie del passaggio. Oddio ragazzi, cioè le cose più assurde. Almeno non era Urano. Come, scusa? Niente, muoviamoci. No ragazzi, le cose più assurde. Eccoci qua, vediamo un po' adesso. Ah, questo sì che stare svegli oltre il coprifuoco. Non ci provare neanche. Non volerà mai fino a qui, sai? Siamo troppo distanti. Quindi, finirai mai di raccontarmi quella storia? Eh? Quella con l'uccellino ferito che hai trovato da bambino. Non c'è molto da dire, sai già di cosa parla. L'uccellino aveva un'ala rotta e me ne sono preso cura per un po'. Poi l'ha preso il veterinario, ma... Ma cosa? Ma ho cercato di riprendermelo. Pensavi che te ne saresti preso cura meglio del veterinario? Certo che no, so che non avrei dovuto. Allora perché? Perché era il mio unico amico, suppongo. Semplicemente... Non volevo lasciarlo andare. Wow, sdolcinatezza a palate. Per un cane o magari un gatto ti avrei offerto un fazzoletto, ma un uccello? Lo sapevo. Era meglio non dirti niente. L'hanno pensato tutti quelli a cui ero raccontata. O quello o si sono annoiati a morte, ma perché... non so che dirti. Minchia che insensibile. Ognuno valuta le cose da una prospettiva diversa comunque. Lo so, ma sono insensibile.
forse è giusto che a loro non importasse più di tanto. Forse quell'uccello aveva un significato per te e non per gli altri. Sì, ma la storia di per sé è tenerissima. O forse l'hai semplicemente raccontata da schifo. Volevo solo che capissero cosa avevo provato. Ma tu guarda, è come è andata a finire. Non tutte le storie sono fatte per essere raccontate, sai? Alcune sono fatte perché rimangono soltanto nostre. E insomma, com'è finita? Credo che l'uccellino sia volato via. Credevo di averlo perso, ma poi un giorno ritornò per dirmi addio. Credevi? Non so, a quei tempi mischiavo un sacco la realtà e i sogni a occhi aperti. Vivevo un po' troppo nella mia testa, credo. Oh, stai migliorando. Immaginavo spesso di decollare su un grande aereo di carta, sai. Facevamo il giro del mondo, ammirando un'infinità di panorami diversi. Potevo anche planare di balcone in balcone. Beh, che cretinata. Minchia, questa sto cominciando a non sopportarla, ragazzi, eh. Oh. Non puoi volare su aerei di carta, stupidino. Ma va. No, ovvio. Voglio dire, se veramente vuoi volare così tanto, perché non provi a diventare un pilota? Un attimo, dici sul serio? Certo, perché no? Cosa vuol dire perché no? Non è che un giorno ti svegli e diventi un pilota. Perché no? Perché come? Beh, gli aerei decollano dagli aeroporti, giusto? Non ti farebbe male trovarne uno e provare a chiedere? Se solo fosse così semplice. Se ti dai una possibilità, potrebbe esserlo. Devo andare, Colin. Lo so. Ehi. Domani voglio cercare quell'aeroporto. Quindi è stata lei a dargli l'idea per diventare pilota. Ah, mannaggia la miseriaccia, ragazzi. Allora, quest'oggi abbiamo continuato a scavare appunto in questi ricordi con quest'altra persona, con quest'altra bambina, ragazza, che a quanto pare, come vi dicevo all'inizio, ha svolto un compito tra virgolette importante nella vita di Colin, perché se no non avrebbe tutta questa importanza nei suoi ricordi. E adesso abbiamo appena scoperto che appunto è stata lei a dargli l'idea di diventare un pilota, ragazzi. Quindi cioè, sua moglie Sofia è venuta molto dopo, quindi non so, ragazzi, se probabilmente arriveremo al punto che Colin avrà avuto il rimpianto di non stare con Fai, e quel momento di sicuro sarà molto triste. Prevedo, ragazzi, momenti tristissimi, quindi io ho sempre il pacchetto di fazzoletti qua pronto sulla scrivania, perché non si può mai sapere. Per cui niente, vedremo cosa succede la prossima volta, nel prossimo video. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bdosh a tutti, ragazzi, ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.